Salve a tutti ragazzi e bentornati a Mike Shosha. Siamo tornati con Assassin's Creed Origins e siamo pronti a riprendere la nostra marcia verso la vendetta di Bayek. Abbiamo scoperto nel primo episodio di questa serie come Bayek cerca una sorta di vendetta, comunque vuole uccidere tutti gli uomini presenti a Siwa quel giorno. Non sappiamo però il motivo, ma sappiamo ragazzi che ho un botto di armi. Guardate questo qui, questa qui l'ho presa ovviamente perché ho la Gold Edition, quindi ho qualche cosa tipo in DLC. La voglio usare, ma vedete ragazzi, ogni arma è diversa perché ha un danno al secondo e ha delle abilità particolari. Vedete, a parte la classe, mazze pesanti, doppie spade, robe varie, e in più c'è una rarità. Ma vedete, questa qui dorata è eccellente. Poi abbiamo quella rara e quello comune. Però vedete, io sto mettendo questo qui di legno perché ha più punti vita rispetto alla qualità. Cioè quello d'oro c'ha più qualità però meno punti vita. E secondo me a sto punto io volevo mettere più punti vita possibili. Ve l'ho mostrato ragazzi perché è anche un aspetto a livello di gioco di ruolo che hanno inserito in questo Assassin's Creed. Ma adesso andiamo alla missione Il Falso Oracolo. Possiamo mandare Senu che ci aiuterà a guardare dall'alto il tutto. Ah ragazzi, mi raccomando, lasciate sempre tanti mi piace e fatemi sapere che ne pensate di questa nuova serie. Ma soprattutto il vostro supporto è importante, quindi condividetelo agli amici questo video, lasciate sempre tanti mi piace, perché ragazzi dobbiamo andare alla grande. Cioè abbiamo aspettato tutto questo tempo un nuovo capitolo di Assassin's Creed, adesso che ce l'abbiamo tra le mani io voglio giocarlo. Allora, trova e uccidi il falso oracolo, c'ha un nome veramente impronunciabile. Però, guardate come si trattava bene in mezzo all'oasi, pieno di aironi che svolazzano qua e là. No, in realtà l'airone l'abbiamo già fatto fuori nella scorsa puntata, questo è l'ibis. L'airone abbiamo fatto fuori caracciolo. Che battutaccio. Allora, sta lì ragazzi, lo vedete, però è pieno di guardie e noi non siamo a livello 5 perché... Ragazzi, in vostra assenza ho fatto delle missioni, ecco, però non vi ho detto che sono arrivato fino al quarto livello, quindi stiamo un livello sotto. Forse un livello di distanza non è un grandissimo ostacolo, però più avanti, ragazzi, scoprirete che la differenza si sente. Brutti fannulloni! Almeno rendetevi utili! Occhio alle guardie, ragazzi, non ci facciamo vedere. Io direi di andare quatto come un gatto e passare dalle... Sono un sacerdote. Altrimenti vi avrei già ammazzati. Ah, perfetto. Dicevo ragazzi, scavalchiamo le mura e passiamo, insomma, al tempio di Amon. Ah, devo, tra l'altro, appena avrò un minuto, ragazzi, andarmi a fare un po' una ripassata sui vari dei. Perché, vabbè, alla fine gli egizi degli studi, tipo alle elementari, nette, poi ricordate tutto. Allora, questo lo facciamo fuori, sta vicino all'erba. Meno male che hanno lasciato l'erbaccia alta. E quindi me la scovare. Non li ammazzo perché non c'ho la lama celata, giustamente. Se c'è qualcuno, fatemi uscire e affrontatemi. Chi è che ha parlato? Chi ha parlato? Allora, solo che mi sa che ho sbagliato, ragazzi, che con Senu non ho mappato proprio tutti i nemici. Infatti questo qua non c'è. Allora, richiamiamolo a lui in vecchio stile. C'è qualcuno? Sono un sacerdote. Altrimenti vi avrei già ammazzati. Sì, ma chi sei? Ti sei incantato il disco? Vabbè, insomma ragazzi, fatemi sapere che ne pensate. Io sicuramente... arco da predatore. Questo ragazzi ce lo mettiamo subito. Penso più avanti sbloccheremo pure la possibilità, sì, vedete, di mettere più... Di mettere più di un'arma contemporaneamente. Così switchiamo con un semplice tasto. Se c'è quante qualcuno, cose so? Fatemi uscire e affrontatemi. Ma chi... C'è qualcuno? È questo, Siate maledetti. O siate maledetti. Intanto rispondi bene e ti sto aiutando. Ehi, stai bene? Ci sono altri sacerdoti, altri quattro. Rimani nascosto finché non hai modo di scappare. Beh, ragazzi, prigionieri nel tempio. Io a sto punto lo farei, visto che tanto dobbiamo andare Cosa? A ammazzare quello. Intanto ci possiamo andare un po' a studiare la situazione. Tra l'altro, una cosa che mi è sempre rimasta impressa, sì, purtroppo, ragazzi, non so più parlare. Impressa da quando studiavo queste cose degli egiziani, no? Ma voi sapete che gli egiziani, soprattutto insomma nelle epoche quelle un po' più moderne della loro storia, perché vi ho già detto che insomma la civiltà egizia ci ha avuto veramente tanti momenti, ma si parla proprio dei secoli, migliaia di anni, no? Se hai le palle, esci.
Sì, sì, se ciò non dire parolacce. Che ne è stato del sacerdote che ho interrogato? Vabbè, insomma, vi racconto. Non lo sapevo, ragazzi, ma voi sapevate che, insomma, gli egiziani, insomma, sono stati i primi a, tra virgolette, a depilarsi il corpo? Cioè, tipo i sacerdoti, visto che stiamo qua in mezzo ai sacerdoti. I sacerdoti dovevano essere tipo puri. Oh, no. Troverò il colpevole. L'ho alzato il ciccione. Che, a parte ciccione, questo qua è semplicemente un robusto. E questo sta a guardare le fratte. Io lo faccio fuori. Proprio un judoka il nostro Bayek. Insomma, i sacerdoti in segno di purezza dovevano essere pelati e praticamente glabri, senza peli e senza capelli. Forse, ragazzi, è per quello che il nostro Bayek, quando era Mejai, perché a sto punto, cioè, non credo sia più Mejai, fammi uscire, era senza capelli, era rasato e senza barba. Invece, ah, beh, è vero, però potrebbe appunto sta cosa, che è una sfumatura che conosciamo solo noi, perché, ragazzi, momenti didattici interessanti sempre nelle serie Mike Shosha. Però fateci caso, da quando Bayek ha smesso di essere un Mejai, quindi ha ripudiato, insomma, il faraone. Cosa vuoi che ti dica? Non so nulla. Allora, io ammazzerei quello. E quindi penso anche ai costumi e gli usi della civiltà egizia. Guardate un po', c'ha barba e capelli incolti. Cosa che invece era simbolo di purezza e che doveva avere. Fammi se voleva parlare essere con un mia Mejai. Moglie. Con tua moglie, che te dice tua moglie? Meglio che stai legato qua, lascia verde. Ok, liberato un altro. Grazie ad Amon, sei arrivato, Bayek. Mi conoscono tutti qui. Però, ragazzi. Appena non ci sarà più nessuno, scappa subito dal tempio. Che ha detto? Vai, facciamoli fuori, ragazzi. Stiamo andando bene. Magari stiamo facendo una... Potevamo andare dritti a ammazzare il tipo, però dai, ci sta. Anche perché ci serve energia e punti esperienza per... Oh, te sei seduto sul coso. Vai, una mazza pesante. Non lo so, ragazzi, tra l'altro, oltre a questa cosa, oltre al fatto che si depilavano, ma usavano parrucche, guardate quell'uccello che mi viene addosso, insomma, erano molto attenti al gusto estetico, Comunque, allora, c'ho un'idea, ragazzi, ci potremmo mettere qui a aspettarlo. Eccolo, vieni qua. Le tattiche da camperone. Presto! Ok, avvicina al bersaglio e confermare l'uccisione. Beh, l'ho ammazzato. No, che ho fatto? Vabbè, lo stile non è stato granché, però il fine giustifica i mezzi. Tu sei tornato. Per rimediare ai tuoi sbagli. Muoio, la mia opera è incompleta. Ero vicino, così vicino a inaugurare il governo perpetuo della forza e della virtù. Virtù, eh? La cripta ci darà il potere degli dèi. Cos'è un bambino a confronto? Cos'è un bambino? Papà! C'eri quasi. Ehi, un'altra. Sì. Un anno prima, ragazzi, occhio. Ehi. Attenzione. Beh, ci posso provare. Così ne posso prendere due. Certo. Beh. In alto, più forte. Pronto? Sì. Ehi, mi hai fatto sbagliare. Uffa. Kemu, vieni. Ho trovato le iene. Davvero? Sì. Vai, su. Ti piacerà! Ci sono 16 iene tutte scure e terrificanti! Sai che ti dico? Ora preferisco andare a caccia con mio padre. Sei il solito fifone! Ehi! Kemu! L'abbiamo già sentito, mi pare. Dai, vieni. Cacciamo per davvero ora. Va bene. Andiamo. Vabbè, quindi questo è il figlio di Bayek. Cosa cacciamo? L'oracolo vuole la pelle di uno stambecco per la cerimonia. Starai al fianco del faraone, vero Bayek? Sei il Mejai. Quando sarò un Mejai, starò al fianco del faraone. Non sarai mai un Mejai, sei un fifone. Non è vero. E alla caverna della iena? Zitto. Smettetela. La sabbia mi scotta i piedi.
A volte prendono fuoco e corri velocissimo. Allora voglio i piedi di fuoco. Un po' una pippa al sugo, ecco, nostro avanti. Figlio, eh? Posso venire? Tua madre ti aspetta. Va bene, ci vediamo alla cerimonia. Ciao, Janzira. Ciao, Janzira, allora... Comandri è in zona. Non ce ne serve uno qualsiasi. Ma il capobranco. Il capobranco. E com'è fatto? Grande e con corna enormi. Silenzio. Fai come... Ecco, state Senu, zitto, eh. Senu, vieni qui. Perché stai silenzio. Chiamando Senu? Cenzira mi ha detto di prenderle una piuma. Così quando mi peseranno il cuore andrò nei campi dei giunchi. Anubi peserà il tuo cuore e una piuma. Non puoi intervenire in alcun modo perché la cerimonia è sacra. Peseranno il cuore a me, ragazzi. Queste sono proprio le cose strane. No, li ho spaventati. Ma infatti, sto ragazzino, ragazzi... Avremo più tempo per stare insieme. Godiamoci il momento. Eh sì, dai, almeno. Stammi vicino. Un bel momento per il figlio. Sta lì, ragazzi. Io me ne vado nell'erba alta in modo tale... Questa è la parte che preferisco. Stai giù. Ci vedranno, a meno che non diventiamo come Amon l'occulto. Sì, papà. Preso. Gli hai fatto male? No. Un colpo preciso al cuore non porta sofferenza. Prendiamo la pelle. Colpo preciso al cuore, a me sembra in testa, però vabbè. Portiamolo all'oracolo prima che faccia buio. Un giorno riuscirò a colpire il sole con le mie frecce. Certo, la tua freccia dovrà diventare Senu. Se ogni mia freccia fosse come Senu, niente potrebbe sfuggirmi. Dicevi di voler vedere il faraone da vicino? Certo. Vorresti stare con me al suo fianco? Posso, davvero? Come mio figlio e futuro Magi, sì. Papà, ma che cos'è un Magi? Il primo Magi era chiamato a proteggere il faraone. Oggi dobbiamo preoccuparci di tutte le persone dell'Egitto. Non solo proteggerle, ma assicurarci che stiano bene. Oh, papà, non vedo l'ora di diventare un Magi. Conosci tutti i segreti di Siwa. E se non riuscissi a diventare un Magi? Lo diventerai di sicuro. Sei mio figlio. Ma sono un fifone. Provo a non esserlo. Ma non è tanto facile. Aspetta. Andiamo di qua. Quando avevo la tua età, a volte anche io avevo paura. Tuo nonno era un famoso Magi. Voleva che portassi onore alla famiglia una volta preso il suo posto. E poi? Un giorno mi ha portato qui. In cima... Mi ha detto una cosa. Una sola parola. Mi ha cambiato. Una parola? Ho vinto le mie paure. Sapevo di poter fare tutto quello che volevo. Cosa ti ha detto? Te lo dirò quando ci arriveremo. Vabbè, mi sembrava strano. Quindi, ragazzi, questi dialoghi ci hanno un po' spiegato la storia. Abbiamo capito un po' che cos'è il Magi, chi è, insomma, Bayek. E soprattutto qual è il suo rapporto col figlio, no? Che è un fifone. Quando vuoi essere un faraone, ma sei un fifone. No, in realtà lui vuole diventare Magi, però non mi sembra che ci abbia proprio i mezzi. Ma è un bambino, quindi spero che crescendo. Che poi, ragazzi, io sto game l'avevo già sentito, perché in vostra assenza ho fatto una missione secondaria e quella bambina che avete visto prima, comunque col bambino, non so, l'ho incontrata e facendo sta che si era tipo persa in una caverna, l'ho salvata e lei mi ha detto: mi dispiace per Kemu. Che vuol dire sta cosa? Che cos'è che ha detto tuo padre? Salta. Smetti di pensarci. Salta. Sì, papà. Ehi, fidati. Ce la farai. Va bene. Vado. Dai, salta. Torna qui, non sei pronto. Posso farcela, papà? Posso? Zitto, stronzetto, che non sei altro! Ehi, aiuto! È Cenzira! Zitto, ho detto! Corri a casa da tua madre. Andrà tutto bene, ci penso io ora.
Medjay, Bayek! Vai, presto! Ho paura, non voglio andare a casa da solo! No, Kemo, fai quel che ho detto, subito! Vai! Medjay, Bayek! Eccomi, sono io il Medjay. Chi mi cerca? Rinfodera quell'arma e seguimi! Ma dovevate solo parlargli! Ah! Attenzione ragazzi, qua le cose prendono sempre una svolta inaspettata. Quella censira, boh. Vieni! Vengo, vengo. A me mi sembra tanto un'imboscata qua. Infatti ci vado piano piano, ragazzi. No, a me mi sembra proprio un qualcosa che non va per il verso giusto. Chi sei tu per darmi ordini? Senti, bastardo, non abbiamo tempo da sprecare. Oh cavolo, è perché vado. Guarda quello che si sta arrampicando. Ah, vabbè, per lanciare le frecce, giustamente. Ce l'ho a portata. Sono più forti di me, non c'hanno neanche. Questo è il capo, chi è? Vabbè, ragazzi, cosa potevo fare? Erano troppo più forti, non c'avano neanche il livello. Un rumore, sei morto. Dov'eri finito? Non volevo farmi vedere, mi sono nascosto. Segui l'uomo mascherato. Ragazzi, che sta succedendo? Noi sappiamo che questi uomini mascherati fanno parte dell'ordine degli antichi. Come detto, un ordine che vuole il controllo dell'Egitto, agisce nell'ombra. Non sappiamo la loro reale identità. È di fondamentale importanza avere l'accesso alla cripta. I sacerdoti del tempio si rifiutano di aiutarci. Quindi giustamente voi venite dal Medjay. Però noi in quel filmato abbiamo visto che c'aveva la mela dell'Eden. Bayek! Pensavo volessero solo fargli qualche domanda. Ma che cosa ho fatto? Zitta! Zitta! Sta zitta! Non so ragazzi, mi sta venendo una leggera ansia nel scoprire che cosa stiamo andando a fare. Cioè, ci hanno legato, hanno preso ostaggi. Vogliono andare alla cripta, ma... boh, non lo so. Siamo stati poi tratti dall'inganno. No! Seguimi! No, guardate laggiù! No, raga, non mi fate sti scherzi subito, così appena inizia il gioco, eh. No. No, ragazzi, no. Non fare entrare nessuno. Kemu, sei ferito. Allora forza, facci vedere. Lasciate stare mio figlio. Tuo figlio ha qualcosa da spiegarti. Libis può mostrargli il globo? Ci servirà questa per entrare nella cripta. È solo una perdita di tempo! Il ragazzo ha paura, ma tutto bene. Papà, hanno bisogno che gli dici della cripta. Devono capire come usarla. Se il Medjay, devi avere un indizio, una chiave o qualcosa che ci spieghi come usarla. Non so proprio nulla di questa cripta! Vi prego, lasciate stare mio figlio! Signori! Il faraone è stato destato! Verremo scoperti, presto! Parla con tuo figlio. Se non troveremo la cripta aperta, non lo rivedrai mai più. Papà! Ho fatto come mi hai detto, ma... va tutto bene. Niente. Papà, posso prenderlo? No, Kemo! No, Kemo! Ma ci faranno male! Kemo, loro! Kemo! Oh, Kemo, che tanto fifone! Che assurda perdita di tempo! No, Kemo! No, vieni! Poi avete notato, è lo stesso... parla. Lo stesso pugnale con cui ha ucciso il tizio. Dobbiamo andare! Strapperò via il cuore del ragazzo! No, fermo! E non vedrà mai il regno dei morti! No! Ve lo dirò! Cerca di prendere tempo! Questo cos'è? Basta! Questa è follia! Oh,
Il serpente considera questa una risposta. No! 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 Camu! Camu! Zitto! No, ragazzo, senza parole. No, ragazzo, bocca aperta! Non ci credo! Pensavamo che fossi morto. Non sei nemmeno riuscito a salvare tuo figlio. Sei non l'età. Bayek il niente, padre di nessuno! Accolto nessuno! Che l'occulto ti accolga! Il signore della Duat ti attende. Mio Dio, che sta succedendo in questo gioco? Un altro nome sulla lista, avete visto, cancellato? Sulla lista, sul braccio in realtà. E abbiamo la mela, almeno. Ben fatto, amico mio. Il nostro eroe è tornato. Ci hai ridato la gioia. Devo andare ad Alessandria. Devo incontrare Aya. Prenditi tutto il tempo che vuoi. Siwa ha sempre bisogno del suo Magi. Ma sei tu il guardiano qui ora. Sarò felice di aiutare. Vieni a trovarmi quando sarai pronto a partire. Ci faremo una birra in nome dell'amicizia, eh? Reliquia dell'oracolo. E l'Ibis, ragazzi, l'abbiamo cancellato. Anche se pensavo che quel nemico fosse tipo il nemico principale, perché era quello che abbiamo sempre visto nei trailer e tutto. Però adesso il prossimo obiettivo è quello di andare ad Alessandria. Nuovo livello, ovviamente adesso salirò anche di abilità, sbloccherò roba. Che figata! Eccomi tornato, ragazzi. Ho pensato che forse è il momento di lasciare Siwa. Tanto ci possiamo ritornare, immagino, prima o poi. Quindi le missioni secondarie qui intorno me le farò off screen, quindi senza di voi. Anche perché ve l'ho già detto, noi seguiremo principalmente la storia insomma principale. Detta così con un italiano un po' stentato. Devo lasciare Siwa. Altri hanno bisogno della mia giustizia. Soprattutto colui che chiamano il serpente. Come troverai quegli uomini? Aya sta dando loro la caccia ad Alessandria. Devo trovarla. Ha detto che sarebbe andata da suo cugino alla grande biblioteca. La grande biblioteca? E che se fossi venuto ti avrei dovuto dire solo una cosa. Serapide. Serapide? Il dio condiviso da greci ed egiziani. Ma certo, capisco. E Bayek, fa qualcosa per quella barba. A presto, allora. È un modo gentile per dirci: tagliate quella barba che fai schifo. Comunque, stiamo andando ad Alessandria da Aya. Ad Alessandria da Aya, scusate. Oh merda, Leila ti serve della ciclosporina. Subito. Leila, svegliati, svegliati. Oh raga, forse siamo... stiamo tornando nel presente. Non obbligarmi a venire là. Vediamo un po'. Leila. Leila. Riprenditi. Leila, sei sveglia. Abibti. Ti ho detto di non chiamarmi così. L'unico modo per avere la tua attenzione è farti incazzare. Hai la mia attenzione. Ok, ora fa una pausa. L'animus ti sta espellendo. Sto bene. Già, ma i tuoi reni no. Ci vuole altra ciclosporina se vuoi farcela. Sì, infermiera Ghiri. Ufficiale medico Ghiri, tesoro. Beh, com'è andata? Le modifiche reggono. I ricordi del soggetto sono chiarissimi. Se questo non convince l'abstergo a inserirmi nel progetto Animus, mi arrendo. Fantastico! Chi abbiamo qui? Lui è Bayek di Siwa. La morte di suo figlio l'ha reso spietato.
Credi interesserà l'Abstergo? Non cominciare. Sai che non saranno felici di come hai gestito l'incarico. Sanno che non seguo le regole. Beh, non le hai solamente ignorate, ma ci hai sputato sopra. Del resto sarà tutto inutile se entri in coma. Ora prendi quella ciclosporina. Bene ragazzi, come avevo pronosticato, siamo tornati nel presente. Vi ricordo, qui è viva la lotta tra gli assassini e i templari, cosa che stai purtroppo... cercando la ciclosporina? Ne ho messa un po' nel kit medico. Sì, vabbè, ma fammi parlare, cioè, nei tempi di Siwa, insomma, del Bombay, che in realtà gli assassini e i templari ancora non erano nati. Però dai, prendiamoci questa medicina, a quanto pare abbiamo ricostruito un po' un animus qui sotto. La ciclosporina? 2 cc basteranno. Non scordare di usare l'alcol. Vorrei essere lì ad aiutarti. Ti occupi benissimo di me, anche dall'hotel. E so quanto ami l'aria condizionata. Ok, lì è pronto, però vediamo che c'è qua. Intrattenimento di volo, il punto di domanda, i misteri dell'Egitto, indagini. Ah, che poi è vera ragazzi sta cosa. Poi dopo magari in qualche puntata approfondiremo sta cosa, perché ho visto talmente tanti programmi su ste cose che poi fanno ride sostanzialmente. È vero, ci sono molte correlazioni tra alieni e egiziani, no? Oddio, mo entriamo in un loop di una cose attacca. Da dire. No, mezza attacca. Qua non prende. Sarebbe veramente tantissime cose da dire qui sugli egiziani e l'occulto che ci può stare. Vediamo qua se possiamo spingere il cose. Generatore sta tenendo. Bel lavoro, Leila. Ma dove siamo finiti, ragazzi? Siamo anche noi nel deserto, guardate qua. Probabilmente ci siamo avvicinati, insomma, all'Egitto. Ce l'ha fatto capire anche quel foglio. Ma usciamo allo scoperto così, magari... no, infatti, vedete, non credo che possiamo andare... oltre. Rientriamo ragazzi, non vorrei che i templari ci scoprissero, però comunque è bene riscoprire la storia del presente, anche se secondo me ragazzi è stata un po' raccontata male nei vari Assassin's Creed, cioè almeno io ogni volta perdevo il filo del racconto, però sappiamo che in realtà nell'ultimo Syndicate i templari hanno raccolto la Sindone e quindi hanno il potenziale per riportare in vita uno dei precursori. Vienimi incontro e io ti guiderò a casa. Ma con chi stai parlando? Con la mummia di Bayek. Ma certo, è una chiacchierona. Cosa? Questa è la mummia di Bayek? Vabbè, che fosse morto. Vabbè, sì, c'è la faccia, guardate, è molto simile. Torno dentro. È davvero grandioso. Stai attenta. Però ragazzi, il fatto che siamo nella tomba di Bayek mi fa pensare tante cose, considerando che comunque in teoria Bayek dovrebbe essere il creatore del credo degli assassini. Assassin's Creed Origins! È iniziata ufficialmente la nostra avventura ragazzi, e questo ce lo fa capire, guardate Senu. Che bella. I dintorni di Yamu. Sì, ma tagliatela la barba. Bayek, sei veramente brutto. In realtà non è così brutto se ci pensiamo, ragazzi, perché gli dà un carisma tutto suo. Invece pelato, rasato, non è che mi piacesse molto. Invece così, dai, ci sta. Seguire la strada, raggiungere Alessandria. Devo proteggere questo grande paese. Alessandria è dove opera il serpente e vive Aya. Devo trovarli. Dobbiamo trovarli, ma soprattutto il livello consigliato è il 10, quindi 5 livelli oltre il nostro. Ragazzi, io direi che ci possiamo salutare qui per questa seconda puntata di Assassin's Creed Origins. Mi raccomando, lasciate tanti mi piace per questa nuova serie. Torneremo domani e io non vedo l'ora. Appuntamento ai prossimi video, fatemi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Un saluto a tutti, a me, ciao, alla prossima, ciao ragazzi, ciao!